Eh sì, parliamo di un tema a voi. che ti piace molto, caro Marco Eh sì. Frittella, perché parliamo di ambiente, ma insomma dobbiamo dar conto di un allarme siccità, la primavera è appena iniziata, eppure il Po è in secca come se fosse pieno agosto, sono bastati pochi giorni di caldo oltre la media stagionale per ridurre, pensate, del 45% la portata del fiume e la situazione idrica in rosso anche per altri fiumi nell'Emilia Romagna e per il lago di Como, naturalmente potete immaginare con ripercussioni per quel che riguarda il settore dell'agricoltura. Allora ne parliamo con Marina Baldi, che è climatologa dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Buongiorno dottoressa, grazie per Buongiorno, essere con noi. buongiorno. E con Meuccio Berselli, che è segretario generale dell'autorità distrettuale del Po. Buongiorno anche a lei, benvenuto ad Buongiorno, buongiorno. una mattina. Allora veniamo subito da voi, ma prima naturalmente vediamo quella fotografia della situazione attuale sul Po in questo servizio di Luca Ponzi. L'uomo ci ha messo tanto qui, là, tutto incanalato, difatti va a una velocità spaventosa ed è solo qui il fiume. Sulla terra normale della Golena ci va solo con le piene. Invece prima c'erano le Lanche, le apriva, le chiudeva, portava giù tanta terra, adesso la terra la lascia tutta qua. Il Po non è più lo stesso e nel frattempo anche il clima è cambiato, così quelle che erano considerate normali, magre e stagionali si stanno trasformando in vera e propria siccità. La portata è a livelli inferiori fino al 45% rispetto alla media, tanto che oggi le quote sono simili a quelle che si registravano a fine agosto. Al Ponte della Becca, in provincia di Pavia, siamo a 2,90 m sotto lo zero idrometrico. Anche le piogge previste non sono omogenee. A rischiare soprattutto l'agricoltura, che nella pianura padana ha bisogno di 20 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno. Siamo solo all'inizio della primavera, ma la terra è già asciutta. Abbiamo dovuto fare alcune irrigazioni di soccorso per i semi che devono nascere e che si trovano all'asciutto. Quindi direi che abbiamo cominciato presto quest'anno. Dottor Berselli, il grave è che non ci stupiamo più di queste crisi ricorrenti. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Sì, non ci stupiamo più. Infatti, negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ormai a 5 anni di crisi di siccità sul distretto del Po. La situazione, stiamo assistendo a questa decrescita della portata che ci preoccupa perché abbiamo davanti i mesi più delicati per portare, diciamo, le nostre coltivazioni a maturazione. Quindi dal Po deriviamo circa 20 miliardi di metri cubi di acqua e la distribuiamo da monte a valle sino al delta. Non è solo il problema dell'acqua per l'agricoltura, il fiume Po è anche il più grande corridoio ecologico che abbiamo e Certo. rischiamo di mettere in crisi anche la parte finale, cioè il delta dell'habitat, che può avere delle ripercussioni gravi dal punto di vista ambientale perché il cuneo salino può entrare nell'habitat del delta e può cambiare, diciamo, un sistema che è molto fragile e molto delicato. Tenga conto che ci abitiamo in 20 milioni di abitanti sul Po e produciamo il 40% del PIL nazionale in agricoltura e il 40% del PIL nazionale. Quindi, come dicevo prima, l'acqua non è solo corridoio ecologico, che è già tantissimo, ma è anche un valore economico molto alto e quindi bisogna fare di tutto perché quest'acqua possa esserci per tutto l'anno ed in particolare per il periodo estivo, perché le temperature anche sono più alte rispetto al passato e quindi l'essiccamento dei suoli è maggiore e per paradosso abbiamo bisogno di più acqua rispetto al passato. E quindi, dottoressa Baldi, con le temperature più alte rispetto al passato, non è servito a nulla che quest'inverno sia nevicato molto per evitare la No, siccità? purtroppo no, è questo appunto il problema, perché tutto sommato se noi andiamo a vedere le precipitazioni, sia nevose che piogge, durante l'arco dell'inverno non sono state di molto inferiori, anzi in alcune parti dell'Italia sono state anche superiori alle medie. Il punto è proprio il caldo che mette l'inverno del 2020-2021, quindi mesi dicembre, gennaio, febbraio, in Italia all'ottavo posto fra gli inverni più caldi dall'Ottocento ad oggi. E all'ottavo posto soltanto perché abbiamo avuto alcuni episodi di freddo, ma sono stati molto molto rari. E questo fa sì che anche le nevi, anche se abbondanti, non rimangono, quindi non riusciamo a trattenerle, non riusciamo poi ad avere quella quantità di acqua che ci aspettiamo dallo scioglimento delle nevi e che vada poi nei fiumi.
e nella ricarica delle falde. Dottor Berselli, visto che la prospettiva è questa, cioè è inutile farsi più di tanto illusioni, che cosa si può fare per esempio per ridurre il consumo di acqua in agricoltura? Perché ormai le tecnologie ci aiutano ad avere un'agricoltura ecosostenibile che consuma meno acqua e anche meno energia, tra l'altro. Visto che l'acqua del Po è poca, bisogna risparmiarla, o no? Allora, intanto diciamo che i modelli idrologici ci dicono che l'acqua sarà meno rispetto al passato, perché il cambiamento climatico ci produce, diciamo, questa conoscenza. Cosa fare? Le strategie. Intanto migliorare al massimo le innovazioni sulle tecniche irrigue e farle diventare più performanti. Le colture, utilizzare delle colture che siano, diciamo, meno idroesigenti. Promuovere e quindi accelerare l'uso delle acque reflue, l'uso delle acque di depurazione, perché anche questo può essere, diciamo, un metodo incisivo, certo, per rispondere al cambiamento climatico. Certo. Realizzare degli invasi aziendali in soccorso agli agricoltori e, là dove serve, realizzare dal punto di vista strategico quelle dighe, quegli invasi per trattenere acqua, perché ce n'è veramente bisogno. Infine, accordarsi con i territori di monte per i grandi invasi regolati, cercare di mantenere più acqua possibile nei grandi laghi, in particolare il Lago Maggiore e il Lago di Garda, perché questi possono essere davvero il giacimento che ci serve per far scendere l'acqua a valle ed evitare alcuni conflitti. Ecco, dottoressa Baldi, allora per concludere, da una parte ci sono le tecniche per rendere anche l'agricoltura più sostenibile, poi ci sono i gesti quotidiani che possiamo fare, perché insomma il cambiamento climatico, come stiamo raccontando in questo spazio, evidentemente rischia di incidere non solo sull'agricoltura, ma, come ci diceva il dottor Berselli, anche su un sistema più ampio, no, di vita. Sì, senz'altro. Ci sono senz'altro degli atti quotidiani che possiamo fare, e quello per esempio appunto di risparmiare l'acqua nelle nostre necessità quotidiane, ma questo non è soltanto questo, è proprio un discorso più ampio, direi, un discorso di affrontare proprio la crisi climatica che stiamo vivendo con degli strumenti anche politici, se vogliamo, e che ci permettano appunto di passare a quello che ci aspettiamo, cioè che è l'accordo di Parigi, quindi tener fede all'accordo di Parigi che ci permette di mantenere il riscaldamento climatico a non più di 1,5 gradi rispetto al passato. E quindi ci vuole sì l'atto quotidiano di tutti noi, ma anche una volontà, se vogliamo, appunto più ampia, più politica. E in questo direi che molti dei nostri politici sono stati anche un po' risvegliati, se vogliamo, da tutti questi movimenti giovanili che ci sono stati e che spero possano riprendere e che stanno continuando a lavorare nonostante l'emergenza sanitaria. Il passaggio poi appunto a un'economia che sia un'economia più ad ampio respiro, un'economia circolare, se vogliamo, una green economy, e in questo abbiamo degli atti che sono non soltanto italiani ma sono europei e sono mondiali. Il passaggio a una decarbonizzazione, quindi il passaggio alle energie rinnovabili, tutti questi sono discorsi che vanno ripresi con forza, abbiamo in questo momento purtroppo un po' lasciato indietro, forse. Assolutamente ragione, dottoressa Baldi, però una consolazione ce l'abbiamo, che quelle cose che ci diceva prima il dottor Berselli, le aziende, molte aziende le stanno già facendo, fortunatamente, quindi da questo punto di vista possiamo essere abbastanza fiduciosi. Grazie alla dottoressa Baldi, grazie al dottor Berselli. E fieri di noi. E fieri di noi, certo, naturalmente. Grazie davvero.